Come promesso, abbiamo subito l'ospite in diretta appunto, di questa puntata. Voglio ringraziare, intanto per la fedeltà, il buon Giovanni Verde di pronosticidipiazza.com. Ciao Giovanni, come stai? Stanchissimo perché ieri ero di stadio e tra stadio e disagi vari con Ferrovie dello Stato sono rientrato tardissimo a casa, quindi mi porto un po' sulle spalle i dolori della trasferta di ieri, però tanta gioia per i tre gol. Beh, che intanto che cosa subito? Cosa te ne è sembrato, ecco, diciamo, di questa vittoria? Tu che eri presente allo stadio? Napoli che mi aspettavo sostanzialmente. Io ho pronosticato un 4-0 nei pronostici, l'ho sfiorato di Di poco. poco. Sì, e poi calcola che ho schierato anche Gabbiadini a fantacalcio, quindi ho beccato anche un gol di Gabbiadini. È Napoli che mi aspettavo, insomma. Magari un po' più incerto in difesa, ma una bellissima partita di Sarri. Diriget comunque è un ottimo rincalzo, non hanno dato spazio alle pochissime azioni, insomma, dei veronesi in attacco. Mi aspettavo questo, ecco, non sono stato deluso dal Napoli, diciamo, B, se possiamo chiamarlo Eh così. beh, decisamente. Poi nel corso della ripresa sono entrati i vari Strini, Cercadori, quindi ancora un Napoli. Peccato non aver visto Grassi. È vero. Guarda caso, poi fra l'altro Vero. è un giocatore, fra l'altro è anche in diffida, quindi sarebbe anche una beffa vederlo anche squalificato dopo neanche mezza partita che si è fatto. Ce l'aspettavamo, cioè io stavo con degli amici, insomma, nel bar dello sport, che è un gruppo di Facebook, e nei distinti, e lo volevamo vedere, insomma, e c'è stato un po' di delusione perché magari era l'occasione giusta, ecco, ancora in 10 sotto dei 3 gol, mancano 20 minuti alla fine della partita, buttarlo dentro e farlo vedere un po' ai tifosi napoletani che l'hanno visto arrivare un po' come un oggetto misterioso, tra Infatti, virgolette, a sì. gennaio insieme a Pasqua Regina, insomma, ci poteva togliere qualche dubbio, ecco, però va benissimo così, sarà per una prossima partita, ecco. Bah, io credo che a questo punto, insomma, questo giocatore lo potremo ammirare dalla prossima stagione, ecco, nella sua interezza, ecco, Sicuramente, è un nella sua ottimo, io pienezza. un po' lo conosco, no? Cioè, lo conosco per quando giocavo all'Atalanta, non personalmente, Magari. è un ottimo giocatore, però ecco, non c'è stato Vasco Regina, ma ho rivisto Colombani, io lo adoro. Spero di vederlo in azzurro anche l'anno prossimo, magari forse non si riuscirà a rendere bene conto delle qualità di questo ragazzo e lo lascerà magari nelle mani del Napoli. Beh, insomma, è un giocatore effettivamente tutto da plasmare, da scoprire anche lui. È giovane, ottime doti fisiche, a me piace tanto. Beh sì, sicuramente è un giocatore che nella rosa del Napoli per il centrocampo abbastanza esiguo, ci può stare. Più che comodo, soprattutto a Sì, centrocampo. decisamente. Dove, nonostante David Lopez, Abbiamo che. qualche carenza. Eh beh, certo, con tutti i rispetti per David Lopez, onesto giocatore, ma. Guarda, io ne parlavo ieri e non riesco a criticarlo perché lo vedi che si impegna, cioè Vero. la maglia la suda, come dici, però tecnicamente è molto limitato, ecco. Però Troppo. non riesco ad andare contro questi giocatori che comunque scendono in campo, provano a sfruttare le poche occasioni che gli vengono date al 100% e se la buttano. Il problema è che se recupera la palla nel momento in cui la deve passare, Là iniziano i problemi. Là iniziano i problemi. La nota positiva viene da Allan, che per fortuna ha riposato un po', che ce lo teniamo fresco per Milano, ecco. Garatostissima, fra ne ha l'altro. bisogno, Dalla, ne ha bisogno. Decisamente, insomma, ha portato la carretta sia Mamsic che Jorginho per davvero tutta la stagione. E a proposito di match importanti, beh, noi ti abbiamo chiamato, oltre che chiaramente che per parlare del nostro amato Napoli, ci sono match di poco conto a partire da domani. Ce li puoi ricordare tu, caro Giovanni? Ricordiamo, perché io e te eravamo rimasti un pochettino su alcune scelte delle squadre. Io mi ero preso uno e tu ti eri preso l'altro. Com'è andata a finire? Abbiamo pareggiato, abbiamo perso tutti. Com'è finita? Sai che non me lo ricordo. Mi ricordo aver preso l'Atletico Madrid, mi pare. Non lo so, forse. Ma perché tu E tu il dicevi. Paris Saint-Germain, se non sbaglio. Forse era il contrario, però insomma, io forse mi ero preso il No, Barcellona, tu l'Atletico. Sicuro? Sicuro? sicurissimo.
sicurissimo. Sul Barcellona mi pare che io comunque avevo preso il Barcellona, però insomma vabbè, ah, sì, possiamo. Credo che sia il caso. Il derby tra gli sceicchi di Manchester e Parigi è finito per 2-2. Adesso la gara all'Etihad, il risultato dell'andata al Parco dei Principi sicuramente peserà a favore dei parigini, perché un 2-2 non è un risultato che ti aiuta. No. Il Manchester City si è dimostrato insomma essere una squadra viva in Coppa, e magari potrebbe succedere che si ribalti insomma il pronostico. All'inizio pensavo un Paris Saint Germain sicuramente favorito, adesso potrebbe succedere qualcosa che non ci si aspetta. E ricordiamoci pure che mi sembra l'anno scorso ci fu una situazione diciamo analoga tra Paris Saint Germain e Chelsea nel match di ritorno, però mi sembra che all'andata finì 1-1, mi pare, qualcosa del genere. Comunque nel ritorno si arriva addirittura ai supplementari. Sì, ricordi bene. Comunque finì in un pareggio, sì. Una vittoria in extra time di una delle due, insomma. Il pareggio, ripeto, il 2-2 è veramente tosto come risultato. Poi c'è stata la sorpresa del Wolfsburg, che ha bacchettato il Real Madrid per ma questo veramente, neanche io e te ce l'aspettavamo, veramente. No, ma io avevo pronosticato gol, perché pensavo che Madrid almeno un gol lo facesse. Perché il Real Madrid con un certo Cristiano Ronaldo non faccia manco gol è veramente abbastanza inusuale. Insomma, questo risultato è indice anche della poca fiducia che ha la società blanca nei confronti di Zidane, perché Zidane è dato come traghettatore. Passare Zidane potrebbe aprire poi in estate degli scenari di compravendite tra allenatori e magari anche giocatori. Magari finora non sono state prese in considerazione, come ad esempio Allegri al Real Madrid potrebbe essere uno scenario che diventerà realtà quest'estate, insomma. Beh, sicuramente qualcosa potrebbe cambiare in qualora succedesse questo. Poi c'è il 2-1 del Barcellona in casa contro l'Atletico Madrid. Adesso io ritorno a Madrid, bellissima partita. L'Atletico ha resistito, ha giocato praticamente, mi sembra, una settantina di minuti, forse qualcosa in meno, in 10 per l'espulsione molto ingenua di Fernando Torres, che aveva portato in vantaggio. Croce delizia Torres. L'Atletico, e poi Suarez ha deciso che 1-0 non andava bene, ha riportato la gara con 3 gol, e mi sembra che aveva raggiunto la media tipo di un gol a partita stagionale, qualcosa del genere, tipo 40 gol stagionali. Poca roba, dai! Tra campionato e coppa, insomma, ha raggiunto i 40 e 50 gol, adesso non ricordo. E l'ultima gara, quella tra Bayern Monaco e Benfica, che adesso invece si giocherà ovviamente in Portogallo, visto che è un ritorno, ha visto la squadra di Guardiola vincere per 1-0, gol di Vidal dopo, mi sembra, 6 minuti, qualcosa del genere, ma forse anche meno. E adesso andare a giocare contro il Benfica in trasferta con un solo gol di vantaggio, non assicura proprio, non assicura il vantaggio del turno. No, assolutamente. Ma se vuoi ti do un poker da giocare. Ecco, proprio a questo volevo arrivare. Dici, dacci il poker. Vuoi un poker, diciamo, fattibile o un azzardo? Ma no, dai, azzardiamo. Sì, bisogna azzardare un pochettino. Poi ci buttiamo anche velocissimamente sull'Europa League. Allora, Atletico Madrid e Barcellona, io direi gol over. Manchester City, Paris Saint Germain, risultato al 90esimo, 1x più gol, 1-1, 2-1, eccetera. Benfica, Bayern Monaco, 1-2, no gol. E Real Madrid, Wolfsburg, anche qui gol più over 2,5. La quota totale di 21, quindi non è male. Gli ascoltatori giocheranno 10 euro su quattro risultati, potrebbero potenzialmente vincere 210 euro. E buttali via questi 200 e passa euro. E buttali via questi 200 e passa euro. Potrebbero decisamente far comodo. Potrebbero davvero far comodo a tutti quanti, me compreso, è giusto così. Senti, invece sull'Europa League, come siamo messi? Sull'Europa League tiro un po' meno tempo. Sull'Europa League i match da seguire, ripeto, sono, diciamo che questa volta sono 2,5, perché all'andata Bilbao Siviglia è finita 1-2 per gli ospiti, per il Siviglia campione in carica, ricordiamo, di questa competizione. Adesso sono forti quindi di una vittoria e del fatto regata, perché ritorno
se è riuscito a strappare, riusciva a strappare un pareggio nel match d'andata, insomma adesso le cose potevano essere un po' differenti. Vincere contro questo Siviglia sarà dura, perché Siviglia è comunque una squadra che sa difendersi, sta a fare una fase d'attacco molto bene, e sono abituati a questo tipo di partite, visto che ne hanno vinte, mi sembra, 3 negli ultimi 5 anni, qualcosa del genere, insomma, e sono, ripeto, campioni in carica. Favoriti sicuramente quelli del Siviglia, ma sarà una bellissima partita, nuovamente. Sicuramente. Poi, sì. Io riguarderò Liverpool Borussia Dortmund, l'ho fatto all'andata, all'andata c'è stato. Eravamo in due, mi sono piazzato sull'otto io. Non disponendo di Sky, mi limito a questo. No, anche io ho anche Sky, però per pigrizia non sono andato oltre. Mi sono fermato lì. La partita è stata meravigliosa, ho giocato in una cornice stupenda, tifosi mischiati. Sciarpe con i tuoi colori, il giallo e il rosso. Fantastico, davvero fantastico. È stato, oltre a qualcosa di meraviglioso, uno schiaffo per il nostro calcio. Dopo i fatti di ieri sera, guarda, c'è da piangere. Più deluso. E poi direi di buttare un occhiolino nel mezzo, delle due partite e mezzo. Il mezzo è Sparta Praga Villareal. Non solo perché il Villareal, ripeto, ha eliminato il Napoli nello scorso turno, non è questo il problema, cioè no, due turni fa. Sì, ma il fatto che il Villarreal ha una, mi sembra, la miglior difesa della Liga, o la seconda miglior difesa della Liga, quarta in classifica, ovvero la prima tra le normali, esatto. Si è ritrovata a vincere in casa sul 2-1, soffrendo un po' con Sparta Praga, che insomma sembra essere un po' la sorpresa della competizione. Beh, sicuramente non è quel materasso che tutti si aspettavano, certo che comunque la Lazio poteva forse fare un pochettino di più. Esatto, però ripeto, adesso è lo Sparta Praga è forte del fattore casa, ripeto, non è uno stadio da 50.000 spettatori, mi sembra che non arriviamo più di 20.000, forse addirittura di meno, però sarà difficile per il Villarreal, soprattutto perché se dimentichiamo al match contro il Napoli, il Villarreal è riuscito a passare in vantaggio con un gol totalmente fortunoso, sì. Quindi magari si potrebbe ripetere una situazione un po' di stallo, certo, uno 0-0, 1-1, un pareggio premierebbe comunque gli spagnoli, però io non escludo. A questo punto della competizione effettivamente potrebbe capitare di tutto. Sì, sicuramente. E quindi diciamo, se prima ci hai dato un poker, ora che cosa... Beh, io non sono bravo con le carte, quindi ora che cosa cali, ecco, diciamo. Ti sparo di mezzo, io l'azzardo che ho fatto è sempre su tutte e quattro le partite, però ti do soltanto due risultati. Faccio rischiare i tuoi ascoltatori solo su due risultati. Io direi un bel pareggio tra Siviglia Atletico e un pareggio anche tra Sparta Praga e Villarreal. Ah, sì. Quindi comunque passerebbero sia Siviglia che Villarreal, quindi le due spagnole. Però sì, magari uno per 1-1 e l'altro per 0-0, però non ci sbilanciamo troppo. Secondo me 2x sono ovviamente quotate a tanto, almeno a 3,45, qualcosa del genere, quindi giocandole con 10 euro si sfiorerebbero i 100 euro di vittoria finale. Sono difficili, però non le vedo impossibili, perché comunque c'è di mezzo il campionato, le squadre si stancano, magari quella voglia di amministrare il risultato già fatto in casa oppure in trasferta e gestire insomma la situazione, le energie, magari la squadra avversaria per doti tecniche inferiore non riuscirà a imporsi, quindi magari la rischio potrebbe essere quel risultato che non ti aspetti, ma che non è del tutto impossibile. Ed è vero, è un'analisi giusta alla tua, caro Giovanni. Senti, prima di ringraziarti sempre per la tua disponibilità e competenza, se hai dei saluti da fare io te li lascio fare liberamente. Ho preso un po' di rimprovero. Immaginavo. Facciamo così, questa volta saluto Andrea Sbriccoli, che è il coproprietario insomma di pronostici di piazza, e che stasera non si perderà Roma-Bologna, partita che chiuderà la giornata, il 32° turno di campionato, quindi saluto lui, però non gli auguro buona fortuna per stasera, ecco. vabbè. È troppo. Vabbè, decisamente. Comunque, velocissimo, Roma-Bologna come finisce? Vince la Roma? Allora, secondo Andrea, tu da 1 over 2,5. Caspita. 3-0 e gol di Salah. Caspita. Io non ci credo. Quando contro di voi, io non ci credo. E ti dico
pronostico X handicap a 1, cioè la Roma vincerà ma con massimo un gol di scarto. Quindi comunque Roma vincente. Io, cioè, oggettivamente sì, però se dovessi azzardare anche qui una bella X, la Bologna perde da troppe partite, insomma, sono un po' adagiati, quindi non lo so, però oggettivamente c'è il fattore casa, una rosa superiore. Non lo so, la Bologna è stata capace di. Il Bologna ha fermato la Juventus 0-0, si giocava in casa per carità, però è stata una di quelle che ha messo fine alla striscia lunghissima di vittorie consecutive della Juve, che nelle ultime 22 gare praticamente soltanto due volte non ha vinto. Quindi, ripeto, oggettivamente Roma favoritissima e probabilmente si porterà a casa i 3 punti, però attenzione. Si accettano miracoli. Donatoni, non ricordo l'anno scorso che fece un bel miracolo col Parma contro il Napoli. La forse era più il Napoli che si è fatto del male da solo più che altro. Vabbè, stendiamo un velo pietoso sulla scorsa stagione, o meglio su quella partita in particolare. Sì, sicuro, no, vabbè, per carità, però sai, se la Roma stasera non riuscisse a vincere potrebbe dare una bella boccata d'ossigeno al Napoli, che si ritroverebbe a più 5. Quindi. Più 6. No, con il... Sì, no, con un pareggino, no, ecco al massimo. La Roma 63, se pareggia va... Sì, scusami, hai ragione, con più 6. No, pareggio, più 6. Io sono scarsissimo anche io in matematica, non ti preoccupare, dai, ci facciamo compagnia insieme. L'importante è che comunque ci possa essere un risultato a favore degli azzurri. Speriamo bene. Giovanni, ti ringrazio e ci rivediamo per la prossima occasione. Quando vuoi, sempre disponibile. Un abbraccio e grazie ancora. Ciao.